Lanciato il 14 maggio 2009, il telescopio Herschel dell'Agenzia Spaziale Europea ha ora concluso la sua missione. Dopo aver realizzato oltre 22.000 ore di osservazioni astronomiche, il 10% in più di quanto inizialmente previsto, il satellite ha esaurito la scorta di elio liquido che raffreddava i suoi sensori a temperature vicine allo zero assoluto. Realizzato anche con il contributo dell'ASI e dell'INAF, Herschel è il più grande osservatorio astronomico orbitante mai costruito dall'uomo. Il suo telescopio ha uno specchio primario del diametro di 3,5 metri, una volta e mezzo quello di Hubble. La sua estrema sensibilità in diverse bande dell'infrarosso ha permesso di osservare in dettaglio quelle regioni di cielo normalmente nascoste dalla presenza di nubi interstellari dense e fredde di gas e polveri, un compito impossibile per un osservatorio terrestre. Pensata per studiare l'origine e l'evoluzione di stelle e galassie, tra i risultati più importanti ottenuti dalla missione sino ad oggi vi sono ad esempio la scoperta dell'esistenza nelle nubi molecolari della nostra galassia di strutture filamentari che svolgono un ruolo chiave nel processo di formazione delle stelle, o lo studio della presenza di acqua nei sistemi stellari in formazione fino a dischi protoplanetari che circondano le stelle appena formate, oppure ancora l'altissimo tasso di formazione stellare in galassie lontane dalla Via Lattea. Il satellite verrà ora spedito verso un'orbita stabile di parcheggio intorno al Sole, ma i dati e le immagini ottenuti da Herschel in questi anni costituiscono un'eredità preziosa che contiene certamente nuove e inaspettate scoperte.